Capitolo ventunesimo in discoteca. Buonanotte, papà. Finita la compieta, l'ultima preghiera comunitaria della giornata dopo la cena serale, e presa la benedizione per la buonanotte, con l'augurio di sogni d'oro, i giovani salutano e si ritirano. A letto? No, in discoteca. Ma il padre non lo sa. La mamma sì, e anche alcuni membri della comunità, tutti complici nell'ipocrisia, quell'ipocrisia sempre tanto detestata da Marcello e condannata così recisamente da Gesù, che nella sua parola addirittura anticipa inequivocabilmente quale sarà la sorte che gli ipocriti si meritano: pianto e stridor di denti. Poi, come sempre, la verità viene a galla, dolorosa. Ma come? Tanti anni spesi per inculcare alla famiglia e alla comunità la verità, l'amore e il timore del Signore, o quantomeno i fondamentali valori umani, quale la lealtà, il coraggio, e i figli che ti vanno di nascosto in discoteca. Ma che è successo? No, il problema è un altro. Che cosa non è successo? Non si è acceso nei cuori quel fuoco che Gesù ha detto di essere venuto a portare sulla terra. La forza vitale dell'amore di Dio, l'amore per le realtà celesti, l'amore pronto a tutto per il bene e la salvezza di chi ti sta accanto, amico o nemico che sia. Uno può predicare tutta una vita, insegnano i padri della Chiesa, ma se chi ascolta non apre il cuore allo Spirito di Dio è tutto inutile. Rimane un vuoto formalismo religioso, il rito, la liturgia, ma il cuore sta in discoteca e ognuno ha la sua. Si addormentano sugli altari, dove tutto si riduce a un culto formale ed esteriore, stigmatizzavano quelle parole avute da Marcello nella prima grande profezia del 1981. Ora quelle parole le viveva tra i suoi. Ma doveva succedere. Chi ha questo tipo di vocazione profetica è chiamato a vivere nella sua carne, nella sua esperienza personale e in quella di chi lo circonda, il messaggio che Dio gli ha consegnato. Va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, perché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore. E il profeta Osea obbedì. A Marcello il Signore aveva detto fin dall'inizio: e tu, figliuolo, sarai così un simbolo, perché anche tu non puoi avere Silvia, la delizia degli occhi tuoi. Essi non l'avrebbe più avuta come moglie che condividesse con lui lo stesso amore per Gesù Cristo e la sua Chiesa. Doveva accadere che la moglie si disamorasse di lui e che i figli si alleassero con la madre per poter vivere finalmente una vita normale, come tutti gli altri, senza tante preghiere, tante letture della parola di Dio, tante esortazioni. E quanti tra quelli che nel tempo hanno fatto parte della comunità hanno lasciato, defilandosi spesso alla chetichella o addirittura rendendo male per bene. Ma accadde così anche a Giobbe. Pure lui aveva dei figli che se la spassavano in festini ricorrenti, e Giobbe era un po' preoccupato di quell'andazzo, e anche la sua moglie si era dissociata da lui e dalle sue sofferenze fisiche e spirituali.
Disfacimento di una famiglia cristiana? Sì, ma un disfacimento da mettere in conto, data la particolarissima vocazione profetica di Marcello. Doveva succedere. Un profeta non è dispezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua, sta scritto nel Vangelo. Proprio come avvenne al Signore Gesù. Dopo 3 anni di un ministero glorioso accompagnato da segni e prodigi, i suoi scapparono da tutte le parti. Chi lo tradì, chi lo rinnegò, restò solo. E così fu anche per il martirio spirituale che sperimentò San Francesco nel constatare che l'amore, Gesù Cristo, il vero amore, non era amato nemmeno da tanti suoi confratelli. Francesco diventò quasi cieco per quanto ci piangeva.